Dopo aver attraversato Acri, il centro e il meraviglioso parco della Sila tra campi e montagna, siamo arrivati qui nella contrada Velaci. Siamo quindi nella Sila Greca e siamo dalle sorelle Cofone, Cristina e Francesca. E sono due allevatrici resilienti in quel di Calabria e vivono in aperta montagna da sole e dal 2015 gestiscono l'azienda ereditata dai genitori. Fanno degli ottimi prodotti e una delle caratteristiche di questa azienda è il modo in cui vivono gli animali. Quindi per chi li ama, il benessere animale in questa azienda esiste, c'è. Mio padre, sì, ha sempre avuto un grandissimo entusiasmo per quello che faceva. Ha lavorato in Svizzera, ha lavorato giorno e notte, di giorno lavorava come gestino e di notte faceva il buttafuori in un locale notturno. E questo solo con l'idea di guadagnare più soldi possibili per spedirli qui. Nessuno credeva in noi, cioè. Il secondo anno è andato un pochino meglio, dice, bravi, continuate così. Il terzo anno hanno visto che proprio siamo andati alla grande, quando hanno visto che abbiamo iniziato a fare i lavori, adesso tipo ci vedono tutti come dei VIP e quindi tutti che ci cercano, tutti che ci vogliono stare un po' vicini perché credono nella loro mente che noi siamo diventati ricchi, quando in realtà non è proprio così. Ci troviamo precisamente nell'area circostanziale al Parco Nazionale della Sila. Questa è la nostra azienda, è denominata Azienda Agricola Cofone, che è stata fondata da nostro padre, che è emigrato in Svizzera all'età di 16 anni e lì ha lavorato giorno e notte con il solo scopo di tornare qui e costruire questa azienda. Poi nel 2015, quando è venuto a mancare, noi abbiamo preso realmente in mano la situazione e abbiamo scelto di continuare quello che lui aveva iniziato. Le nostre mucche vivono allo stato semibrado perché durante la notte entrano nelle stalle o durante l'inverno, quando c'è troppa neve, vivono dentro. Noi mungiamo una volta al giorno, al mattino. Gli altri mungono dalle 2 o 3 volte al giorno. Molte aziende tolgono il vitellino dopo 4-5 giorni, mentre noi, le mucche, vivono con i vitellini. Quindi per noi in realtà può essere considerato una perdita, però poi c'è il vitellino che è felice di stare con la mamma. Cioè io farei lo stesso, io starei con mamma. Cioè in realtà le mucche sono quasi la nostra famiglia. Insomma, quando vivi con gli animali per tanto tempo, cioè sempre, ti rendi conto che effettivamente ogni animale ha una personalità diversa. I nostri prodotti li vendiamo prevalentemente qui nel nostro punto vendita. Oppure, dato che comunque siamo a 20 minuti da Acri, 40 da Corigliano, le persone prenotano e consegniamo noi a domicilio. Quando poi il prodotto è tanto, facciamo vendita porta a porta, oppure adesso ci sono diversi mercati e quindi andiamo a vendere. Noi viviamo qui tutto l'anno, in Sila Greca. L'altitudine siamo a circa 1100 metri sul livello del mare. La nostra proprietà comprende circa 15 ettari di terreno di proprietà vera e propria e il resto in affitto. E poi ci sono anche altri terreni che non abbiamo in affitto, ma che comunque coltiviamo per tenerli puliti. Su questi terreni prevalentemente facciamo fieno, foraggio per gli animali, seminiamo grano, segala. Abbiamo provato a coltivare il verna. Speriamo di coltivare il senatore Cappelli, che è una sementa sempre di queste antiche. Noi in parte lo seminiamo e poi viene macinato perché abbiamo un mulino e lo diamo da mangiare agli animali e in parte se insomma, il raccolto è buono lo vendiamo. C'è un panificio ad Acri che è San Luigi e si occupa proprio di recuperare questi grani, macinarli a pietra per poi fare un pane buono. Per quanto riguarda gli animali abbiamo 15 mucche, due maiali, due capre, un cavallo e cinque cani. Io ho 25 anni, 26 tra poco, mia sorella ne ha 30. Io ho studiato comunicazione e DAMS presso l'Università della Calabria, mia sorella si è laureata sia triennale che specialistica in lingue e letterature straniere. Diciamo che in realtà, mentre studiavamo abbiamo sempre lavorato e poi niente, abbiamo deciso di fermarci qua dal 2015 in poi. Ho fatto il tirocinio alla Fondazione Padula e quindi è rimasto questo rapporto con cui organizziamo degli eventi durante l'anno. Mentre mia sorella invece insegna. Io non mi sono mai pentita di questa scelta perché penso che ognuno nella vita
ha la possibilità di scegliere. E io penso che nella vita non bisogna lamentarsi, si fanno delle scelte, se ti piace una cosa ti piace, altrimenti c'è sempre la possibilità di cambiare, no? Io spero che, insomma, di poter restare qui. L'Italia che cambia, secondo me, dovrebbe essere proprio un'ondata di ottimismo. Io credo che un po' tutti si siano demoralizzati. Sono sicura che l'unione fa la forza e che se un po' tutti ci impegnassimo riusciremmo a cambiarla, l'Italia. Quest'Italia che cambia, non puoi fermarla ormai. Quest'Italia.